Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come leggerete dal titolo, questo tutorial sarà particolarissimo perché andremo a realizzare un giardino zen. Premetto, che non ho mai realizzato un giardino zen, che non so neanche da dove iniziare, però ho voluto prendere questa commissione come sprono. Quindi vediamo subito cosa ci servirà per realizzare il giardino zen. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, il giardino zen è una sorta di piccolo giardinetto perché poi andrà a crearsi proprio un piccolo giardinetto in miniatura con sabbia, ovviamente, una vaschetta, può essere in legno, può essere in cartone, che può essere in qualunque altro materiale, per come ci piace, però io penso che il giardino zen sia qualcosa di molto naturale, quindi il legno per me è super super approvato. In questo giardino possiamo andare a introdurre qualunque cosa ci piace. Quindi che può essere un ponticello, che può essere un piccolo alberello, che possono essere dei fiorellini, possiamo andare a metterla qualunque. La cosa particolare del giardino zen è che tutti i componenti del giardino possono muoversi, quindi possiamo andare a cambiare le posizioni, possiamo andare ad aggiungere, a levare, quindi è una sorta di piccolo giardino del relax, una sorta di antistress. E sapete benissimo quanto io ami gli antistress, dal più stupido che può essere uno squishy al più, diciamo, particolare che può essere proprio un giardino zen. Cosa ci servirà per realizzare questo giardino? Innanzitutto, le uniche cose che io andrò ad acquistare sono appunto tutti i componenti in legno e la sabbia. Quindi ho dovuto acquistare la sabbia che si può trovare in qualunque negozio di cinesi. Poi ci serviranno degli abbassalingua. Questi qua, soprattutto per chi lavora la resina, ne è pieno. Io sono veramente piena di questi cosi. Poi andrò ad utilizzare altri componenti in legno, che possono essere dei tronchetti, che possono essere questi qua che si trovano nelle tele. Quando acquistate le tele, spesso ci sono all'interno questi bastoncini. Questa base l'ho realizzata insieme al mio compagno, ovvero abbiamo appunto ritagliato un quadrato in legno, poi abbiamo appunto ricreato con dei listellini i bordi. Poi abbiamo unito il tutto grazie alla colla vinilica. Quindi questi sono tutti i materiali che dovremmo andare a comprare. Poi, per quanto riguarda il fimo, vi dirò tutto nel prossimo video perché in questo video ci dedicheremo alla realizzazione del ponticello. Infatti, io dovrò andare a realizzare delle cose ben specifiche che mi sono state appunto commissionate, ovvero dovrò andare a fare una fontana, un ponticello, poi dovrò ricreare un albero di ciliegio e andrò a ricreare anche una lanterna. Poi comunque aggiungerò anche dei sassolini, magari andrò ad aggiungere qualche altra cosa, però le cose principali sono queste. Io oggi voglio realizzare insieme a voi il ponticello che andremo a realizzare appunto in legno, quindi non utilizzeremo assolutamente paste polimeriche e direi subito di iniziare. Allora, prendiamo la carta forno, un pezzettino di carta forno e ci serviranno due bastoncini di questi grossetti e quattro di questi piccoli. Prendiamo uno di questo grosso e due di questi piccoli e grazie a questa colla io utilizzerò questa qui ed è una sorta di colla vinilica ma molto più forte. Vado a mettere un po' di colla qui e la vado a unire a questo più piccolo. Ok, la stessa cosa con quest'ultimo. Ora dobbiamo lasciare asciugare. Stessa cosa facciamo con questi tre. Una volta asciutti, arriva la parte più difficile perché dobbiamo andare a ritagliare questi legnetti uniti. Prima andiamo a creare una sorta di semicerchio, di semiciambella, ecco. Quindi andiamo a fare questo disegno qui, una specie.
E lo facciamo solo in uno perché una volta che andiamo a ritagliare poi dovremo solamente sovrapporlo e così lo ritaglieremo identico. Andiamo a prendere un taglierino, io utilizzerò questo e andiamo a ritagliare pian pianino. Così. Ovviamente non si taglierà subito, ma dobbiamo andare a incidere più volte. Adesso dobbiamo semplicemente fare la stessa cosa, però sotto un semicerchio più piccolo, così abbiamo creato una semiciambella, ecco, e dobbiamo andare a tagliare per bene anche questo, con pazienza. Ritagliati tutti e due, con questo ho avuto un piccolo incidente però. Ho messo un po' di colla e quindi dovrà asciugare. Dobbiamo mettere a bagno questi tre. Prendiamo un po' d'acqua, la mettiamo in un piattino e mettiamo a bagno i bastoncini. Ok, in questo modo, magari con un peso. Lasciamoli a mollo per circa 30 minuti. Ok, adesso devo togliere i nostri bastoncini dall'acqua e dobbiamo innanzitutto piegare con le mani, in questo modo, piano piano, cercando di curvare il legnetto, piano piano, perché sennò poi rischiamo di romperlo. E dobbiamo metterlo qui dentro. Ok, in questo modo. Mettiamoli tutti e due e dentro devono essere così. Li lasciamo asciugare per magari una notte e il risultato dovrebbe essere questo qui. Io l'ho lasciato asciugare già una notte, per questo è il risultato. Ok, adesso prendiamo i due lati che abbiamo fatto, questi due, più questi. Dobbiamo innanzitutto prendere la misura. Ovvero dobbiamo tagliare queste due estremità. Io decido di metterlo a questa altezza circa. Prendo la misura qui e qui e taglio cercando di farlo il più dritto possibile. Questa volta utilizzo questa forbice adatta. Facciamo la stessa cosa con questo, però come riferimento prendiamo quello che abbiamo fatto precedentemente ed abbiamo ottenuto i vari pezzettini. Cosa dobbiamo fare prima? Andiamo a limare le varie imperfezioni grazie a questa lima adatta al legno e vado a limare in questo modo. Quindi fatto ciò, andiamo a prendere la nostra colla, bellissima, questa qua. E andiamo a incollare il primo pezzo. Cerchiamo di metterne non tanta perché sennò non si asciuga più. E vado a incollare il primo pezzo. Circa così. Ovviamente non è super preciso perché comunque è sempre la prima volta che lo faccio, soprattutto e poi diciamo che non è proprio il mio lavoro questo, quello di falegname, però poi vado a fare l'altro, ovvero vado a mettere la colla qui, vado a poggiare il pezzettino così. Fatto questo, vado a fare anche l'altro così poi si asciugherà tutto insieme e vado a poggiare su questo lato. Circa così. Pigiamo un po', magari rimaniamo così per un po', così che faccia presa. Appena si asciugherà almeno un pochettino, magari almeno un po', dai. Andiamo poi a passare un po' di colore. Dato che si tratta di un ponte, andiamo a realizzare appunto la texture, del legno. Vado ad utilizzare gli acrilici, questi qua, e vado a mettere un po' di
marrone, un po' di questo beige. Ok, sempre se ce n'è perché mi sta finendo. Ok, un po' di nero e un po' di bianco. Fare la parte interna la vado a realizzare più chiara, quindi faccio questa passata di questo colore qui e esternamente lo vado a fare un po' più scuro. E creare appunto delle venature in questo modo, magari mettiamo anche un po' di bianco. Ecco, in questo modo qui. Io lo lascerei asciugare e vado a fare l'altro lato. Ok, scusatemi, ma tra una cosa e l'altra ho fatto anche questa donnina, vabbè, non c'entra niente. Comunque, il ponte è finito, l'ho messo ad asciugare magari una notte e definito totalmente. Adesso devo andare a creare anche diciamo quella sorta di spatolina che serve proprio per stendere per bene la sabbia nel giardino zen. Non sto facendo altro che prendere questa bacchettina per il sushi, di quelle appunto usa e getta. Ne ho tantissime, dato che a me il sushi piace tantissimo, e le metto sempre da parte perché questi bastoncini possono sempre servire. Adesso devo semplicemente tagliarla o a metà o un po' più della metà, per esempio così. La taglio, sempre se questa forbice taglia. E da metà adesso dobbiamo andare a incollare i due pezzi in questo modo. Mi preparo un piano in cui posso andare a incollare e vado ad utilizzare sempre questa colla qui. Ok. Ok, unisco in questo modo e lascio ad asciugare per circa una notte, non di meno, perché dobbiamo essere sicuri che la colla abbia aderito bene. E niente ragazzi, non aspetto un'altra notte per chiudere il video, perché sennò veramente questo video non finisce più. Spero veramente di cuore che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi, in cui andremo a realizzare tutti gli altri componenti del nostro giardino zen. Quindi poi alla fine ci sarà un video in cui vi farò vedere tutti i componenti già realizzati e andremo a creare insieme il nostro giardino zen. Vi farò vedere appunto il risultato finale. Io come sempre vi invito a mettere un bel pollicino in su se il video vi è piaciuto, se non siete iscritti iscrivetevi, se vi fa piacere andate ad iscrivervi anche nel mio secondo canale, giù nell'info box troverete il link e qui vi apparirà pure un link, quindi potrete andarci tranquillamente, è molto facile. Vi mando un grande bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!